Ricordo la prima trasmissione di doppia corsia, che eravamo all'esterno quest'estate, siamo stati da un'associazione e quell'associazione, per esempio, a modo suo, quindi naturalmente con degli interventi che possono sembrare anche piccoli, però là, in quei posti e in quelle situazioni, dà speranza a tante persone. Assolutamente. Allora è chiaro che nel caso della Siria è una situazione di guerra, È quindi terribile, è sì. una situazione Il particolare, però ci ragionamento. sono tanti paesi dell'Africa in cui la gente cerca un futuro migliore, se ne va, viene in Europa cercando lavoro. Allora da anni sta agendo in questo senso L4 Impact, una fondazione particolare legata all'Università Cattolica di Milano e ne parliamo allora con il professor Mario Molteni, direttore di Altis, Alta Scuola, Impresa e Società dell'Università Cattolica. Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, in che modo veramente si può produrre sviluppo in Africa in modo molto concreto come state facendo in questi anni? Ma il nostro è un piccolo tentativo che però ormai ha anche una certa storia, nel senso che è quasi 5 anni che stiamo operando nel contesto africano. Noi abbiamo fatto partire un master, un'iniziativa di formazione rivolta ai nuovi imprenditori, cioè selezioniamo delle persone che sono portatori di un'idea imprenditoriale nata nel contesto africano, noi li affianchiamo e per un anno li formiamo, diamo loro dei servizi, li mettiamo in contatto con i possibili investitori e quindi in questo modo facciamo sì che le idee imprenditoriali diventino imprese e quindi diano opportunità anche di occupazione e ricchezza al territorio. Sono stati creati proprio dei posti di lavoro in questo modo? Assolutamente, ormai si parla di alcune centinaia di posti di lavoro che sono emersi dagli imprenditori che sono passati per le nostre aule. Ma la prospettiva è una prospettiva molto forte perché quello che noi abbiamo fatto fin qui all'interno proprio dell'Università Cattolica da pochi giorni è diventato, come lei diceva, una fondazione e questa fondazione sarà in grado di dare nuova energia, tanto che noi contiamo di essere in 15 paesi africani nell'arco di 3-4 anni al massimo. Ecco, questo è un modo per Interessante. investire, Roberto, proprio sui giovani africani e sarebbe un'opportunità anche per le imprese italiane in qualche modo. In che modo? No, assolutamente, questa è una cosa molto importante, perché noi di fatto in questo modo entriamo in contatto con giovani africani, con i giovani tra i più vivaci, tra i più intraprendenti. E noi vogliamo creare un ponte tra questi giovani e le imprese italiane. Come? Ci sono fior di imprese italiane, anche di piccola e di media dimensione, che potrebbero avere uno sbocco, potrebbero operare molto positivamente nel contesto africano. E questo, dal nostro punto di vista, sarebbe un'iniziativa che chiamiamo win-win, un'iniziativa in cui vincono tutti, cioè vincono le imprese italiane che possono avere un'opportunità di sviluppo in un contesto che è molto ricettivo e dall'altra parte vince il contesto africano perché evidentemente ci sarebbero più imprese estere che operano in modo responsabile all'interno del territorio. In sintesi, cosa vogliamo fare? Vogliamo chiedere alle imprese italiane intenzionate ad entrare nei paesi africani di sponsorizzare, di pagare una borsa di studio per uno studente, quindi immediatamente questo studente ne ha un beneficio, ma questo studente durante l'anno aiuta l'impresa italiana a sviluppare un piano di sviluppo, lo chiameremo un business plan, per fare ingresso in quel mercato africano. Quindi Interessante. l'idea è che Certo. nel giro di poco tempo decine e decine di nostre imprese possano iniziare ad operare in Africa attraverso la nostra iniziativa. Certo, un po' quello che spesso e volentieri si cerca di fare quando i nostri cervelli migliori vanno all'estero, si cerca di investire perché poi ritorni qualcosa. Noi dovremmo ribaltare la questione, giusto, dottor Molteni, e cercare che l'investimento fosse fatto a livello umano, proprio perché quei paesi poi decollino, tra virgolette, su alcune, in alcune Assolutamente, situazioni. guardi, è molto significativo. Noi abbiamo iniziato a operare 10 anni fa invitando gli studenti africani in Italia per offrire loro un'opportunità di crescita in vista di tornare nel loro paese per essere, come dire, i leader del futuro, no? E noi ci siamo resi conto, purtroppo, che molte di queste persone che venivano in Italia poi facevano di tutto per rimanerci o per andare in altri paesi europei.
A questo punto ci siamo convinti della necessità di essere noi a dover andare in quel contesto per offrire qualche cosa di molto interessante, e questo vorrei sottolineare, non lo offriamo mai da soli, ma operiamo sempre con una università locale. Quindi l'idea è quella di aiutare l'università locale a migliorare le proprie performance e a dare un migliore servizio ai giovani africani di talento. Questa è l'idea. E quindi l'idea proprio di fare un'iniziativa che abbia come obiettivo il miglioramento, il capacity building, la crescita umana e professionale delle persone locali è secondo me sicuramente una priorità, ed è una priorità anche con grossa valenza politica e con grossa valenza economica per il nostro stesso paese. Certo, grazie professore, certo. E allora le auguriamo buon lavoro, speriamo che si allarghi sempre di più questa attività. La ringrazio molto. Grazie infinite. Grazie. Mi veniva in mente, naturalmente non paragonabile, ma visto che siamo a Verona, la nostra storia, le nostre radici sono qui, mi veniva in mente con Boni l'Africa con l'Africa. Assolutamente. Sembra l'acqua calda, ma di fatto però bisogna crederci ed investire, come sta facendo l'Università Cattolica, direttamente nelle risorse locali e là.